Suzuki è davvero un mondo. Motori fuori bordo, motociclette, automobili. Ma oggi non parliamo di moto come questa gialla qui di fianco, vero Mario? No, no. Oggi parliamo di lei. Lei è la protagonista, è l'S-Cross Hybrid 140V, ovvero 140 volt. In Italia esiste solo in allestimento Star View, per cui full optional, cambio automatico, trazione integrale, tetto apribile, un'ibrida con le batterie. Non le manca davvero nulla. Andiamo a vedere come va. E allora diamo qualche numero per un'auto come questa che si usa anche in città. Le dimensioni sono senz'altro importanti per poterla parcheggiare agevolmente. La lunghezza è di 4,30 m per una larghezza di 1,79 m e un'altezza di 1,59 m. La potenza sono 115 cavalli di potenza massima con una coppia massima di 138 Nm. Le permettono di raggiungere una velocità di 175 orari, ben oltre i limiti autostradali. Insomma, quella velocità che basta per poter effettuare qualsiasi sorpasso in maniera agevole e in totale sicurezza. L'unico allestimento disponibile, lo Star View, è decisamente ricco. Comprende tra l'altro i fari full LED, i cerchi in lega da 17, il tetto apribile in cristallo, il clima automatico bizona, il sistema di telecamera a 360 gradi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il cruise control adattivo con gestione della marcia in colonna. Non manca neppure l'avviso di superamento della corsia con mantenimento attivo della carreggiata e il riconoscimento della segnaletica stradale. Anche il monitoraggio degli angoli ciechi per la sicurezza e anche quelli in manovra. Rileva addirittura la stanchezza del conducente e ti avvisa se è giunto il momento di bersi un caffè. Tra le novità che debuttano sull'S-Cross Hybrid 140V c'è il Suzuki Connect. È una app che si scarica sul cellulare e permette di accedere a moltissime informazioni in remoto, dal livello della benzina all'autonomia residua. Permette anche di verificare se abbiamo le portiere chiuse oppure aperte. Abbiamo a che fare con un'ibrida che è in grado di percorrere anche dei chilometri a zero emissioni, anche se non è una plug-in, può viaggiare fino a 4,5 km con una velocità massima di 80 km orari, andando in modalità esclusivamente a zero emissioni. Importantissima la manopola che si trova dietro la leva del cambio e permette di gestire la trazione integrale all grip, può essere impostata sulla modalità auto, snow o sport. Si chiama Eco Mode, è un programma di guida che cambia la risposta dello schema del motore, la gestione dei dispositivi di bordo, soprattutto il climatizzatore, per massimizzare l'efficienza e l'uso della componente elettrica. Insomma, basta schiacciare un pulsante e i consumi scendono tantissimo. Abbiamo a che fare con un'ibrida, questo vuol dire che a bordo abbiamo delle batterie, spesso e volentieri riducono la capacità di carico. Non è il caso della Suzuki, lo spazio a disposizione nel bagagliaio, grazie anche al doppio fondo, rimane notevole. La capienza va da 665 a 1111 litri, abbattendo il sedile posteriore. Al centro della plancia un grande monitor touchscreen da 9 pollici, facile da consultare e da usare. Anche il sistema di infotainment è decisamente intuitivo e offre di serie navigatore satellitare con un aggiornamento mappe incluso per 3 anni. 3 sono i motori, 3 sono le batterie. Oltre a quella 12 volt al piombo che dà energia all'impianto elettrico, ce n'è una seconda, sempre a 12 volt, ma agli ioni di litio, dedicata all'ISG, e una terza, questa davvero inedita, che alimenta il motore elettrico principale. Anch'essa è agli ioni di litio, è composta da 56 celle e raggiunge una capacità di poco meno di 1 kW. Tanta tecnologia per questa Suzuki S-Cross Hybrid, ma semplice da usare. Ce la siamo fatta spiegare anche da Massimo Nalli. Massimo, quali sono i punti di forza di questa S-Cross Hybrid? Di una nuova unità di motopropulsore, quindi di sistema motore e cambio, alimentata da una batteria 140 volt. Tradotto in termini pratici significa che la S-Cross Hybrid 140V permette una trazione in sola modalità elettrica. Fino ad oggi non era disponibile. È un ibrido che ricarica automaticamente le batterie nelle fasi di rilascio o di frenata della vettura. Quindi non c'è bisogno della spina che rende molto difficile e complesso l'utilizzo di una vettura. Dal sole alla pioggia, il meteo per Suzuki S-Cross Hybrid non è certo un problema, la neve, figurarsi, pane per i suoi denti, ed ecco allora che noi l'abbiamo provata un po' in tutte le condizioni.
Suzuki è un brand particolare, quasi un po' radical chic, da cultori, da appassionati, da persone che badano alla sostanza delle cose senza però perdere di vista quello che è anche il design. Insomma, tutto questo ha un prezzo, un rapporto qualità-prezzo che però a nostro parere è ottimo. Per portarsi a casa questa S-Cross Hybrid, che esiste in una sola versione totalmente accessoriata, bastano poco più di 35.000 euro. Proprio una Suzuki, sotto la pelle il suo DNA è inequivocabile, un all grip, quattro ruote motrici. La tradizione giapponese dell'integrale è rispettata anche da questa S-Cross Hybrid, che può andare davvero dappertutto.